Ed eccoci qui per il secondo episodio di Monster Hunter 3 Ultimate Beckenbauer. Esatto, per Wii U. Monster Hunter. E siamo qui, come potete vedere, la schermata si vede leggermente meglio. Leggermente perché abbiamo deciso di comprare la scheda di acquisizione, il Gato Game Capture HD Beckenbauer. Esatto. E quindi, insomma, si vede leggermente meglio e la utilizzeremo anche per registrare altre cose. Ma comunque, riprendiamo l'avventura. Ecco, come potete vedere, abbiamo ascoltato anche un altro dei vostri consigli. Cioè, invece di tenere spadina e scudetto, abbiamo detto prendiamo lo spadone. Esatto. Ci dicono che c'è più potenza. E mazzuliamo senza, esatto, proprio senza. Mi dica, signor Yotobi, lei che è esperto, dove andiamo? Va. Prima di tutto esca, se no deve solo uccidere andiamo, la gente, il villaggio. Non mi sembra il caso. Non è bello. Facciamo ancora questa mappa, diciamo in singolo, perché vogliamo. Andiamo avanti. Colà. Già non si ricorda più i tasti. Ho capito. Vada. Deve andare, se non sbaglio, nella zona d'acqua, perché abbiamo sbloccato facendo le missioni, perché siamo bravini. Abbiamo sbloccato. Eula! Hai visto? Mamma santa! La fatica per portarla! Abbiamo sbloccato varie zone della mappa. E niente, adesso andremo a fare la missione, che è quella di andare a nuotare. Anzi, guardi qual è la missione, così. Allora, la missione. La missione è qua. Info. E vada su info missione, il primo. E vediamo qual è. Caccia i molid nei boschi di Moga. Ah, ma non dovevo andare nel mare? Diceva di sì, ci ha mentito. Ci ha mentito, un mentitore. Vabbè, noi andiamo lo stesso al mare, perché ci piace il mare. No, dove va? Non deve sempre la mappa, deve seguire. Sempre. Ma io la sono mappa. Orbo, quindi mi fido di lei. Ecco, perfetto, siamo due orbi, non vedo neanche io. Vada lì, verso la scogliera. Esatto, perché cos'era sta canzone? Era Enrico Brignano, no? Era, come si chiama? Gianluca Grignani. Oddio quasi. Mia. Sì, Gianluca Brignano. Ed eccoci qua, allora, voglio provare. Provi con quelli base, provi. E ha di nuovo sbagliato. Io non ci voglio credere, la seconda volta. Non mi però faccio adesso è bella acuminata. Ecco, l'abbiamo appena è già morto. È già morto, aspetti un attimo che mettiamo a posto. E lo carviamo. Perché lo carvi? Perché no? Perché non mi fa carvare? Perché deve aspettare che si. Sta arrivando, no, suo è fratello. Finita, è finita. Sta arrivando suo fratello, giustamente incazzato. Dall'altra parte. Oh, vabbè, adesso ci proviamo. Ah, le ha solo tirato una testata per dire stai. Perfetto. Ma allora complimenti a quelli che ci hanno dato sto consiglio. No, ma perché? Vabbè, ma è lì che non sa giocare, non sa fare niente. Ma dove va? Devo carvare. La A deve premere. Sono quattro tasti, non se mi ricordo. Come si toglie? Sempre con lo stesso tasto dell'altra volta. Carviamolo. Ecco. Ma vada, non faccia sempre le stesse cose. Vada. Carviamo ancora un po'. No. Vabbè, tanto lei va bene con sto col grill, ci ha preso la mano. Vada su. Di qua o di là? Ma vedi dov'è la strada? Non vedo. No, qui non c'è niente. Ma da destra. Adesso. Fa caldo. Sono orbo. Caldo. Ma sì, ma se c'è il muro. Non è che. No. Caldo, sento proprio. Guardi, attenzione. Oh, arrivano i dilofosauri. Venite qua. Sì, vabbè, ma chi ci ha dato? Vada, lei vada. Vada. Ma non fa niente. Come? Detto con vada. Intanto basta due colpi. Vada! E oh, la smudellata. Però intanto c'è l'altro che mi sta facendo proprio i muerti. Per dirla in la fatica con cui sono. Guardi che roba. Guardi, adesso il tempo che vado lì sono già spariti, non mi fa neanche. Ecco, non importa, non li carvi, non serve. Non li carviamo. Vada, se no stiamo facendo sempre le stesse cose. Vabbè, non li carviamo. Andiamo. Mamma mia. Mare, profumo di mare. Sulle onde io voglio viaggiare. La strofa prima. Esatto. Per colpa del mare profumo di. E dove stiamo andando? Vada. Morendo di. Vabbè che se muore lì a fuoco e moriamo. Esatto. Ok, allora. Ecco, mi dica. Questo a parte che sembra Coruscant. Che cos'è? Ecco, perfetto. Era la città sulle nuvole di Star Wars. Ah, mi sembra, non vorrei. Mi sa che ho detto una cagata. Non frequento. Sembra Jesus Christ Superstar. Esatto, perché c'è il riflesso delle rocce ma non il suo. Quindi sembra che stia camminando. Ok. Jesus Christ Superstar. Allora, vada. Lì c'è il Pokémon. Sembra il Pokémon. Ma comunque, lei vada e li sbudelli. Aspetta. Preparati perché sto per illuminarti sulla celebre alte moga del nuoto. È un'arte il nuoto, a quanto pare.
Allora, l'ultimo passo. Aspetta, muovi la telecamera per orientare. Ecco, muovi la telecamera per orientare. Già abbiamo perso, signor Tiso. Guarda come nuoto. Ora voglio vedere, tiro fuori lo spadone e annego. Ah no. È, cioè, è più veloce ad usare lo spadone in acqua che fuori. Esatto, aspetta, andiamo giù. Giri la telecamera. Ok, ecco. Oh, eccolo lì. Vieni qua. E Lapras. Chi? È morto comunque. Con una spadata? Comunque si è. Tanto a sinistra dia un'occhiata all'ossigeno. Aspetta. Quando avrai confidenza con la telecamera non avrai problemi a trovare queste bolle salvavita. Praticamente quando finisce l'aria troverai delle bolle. Come dove... Sonic. Mi sembra di sì, sa? Sonic era così. Forse è anche in quasi tutti i giochi dove c'è il livello acquatico. In realtà c'è la classica bolla. Vada a carvi sott'acqua. Aspetti, ho fatto la giravolta. Perché sempre sbaglia tasto. Carvato in acqua. Quantità massima di carne cruda. Abbiamo proprio mangiata come se non ci fosse. Ne uccida altri. Aspetta, devo salire. Deve salire, se no crepa. Saliamo. Ah, vabbè, ma l'ossigeno comunque ne ha. Insomma, cioè, oh, vedo che cala abbastanza piano. Arriva anche qualche. Cosa? Ho dato qualche. Però giri la telecamera, se no ci andiamo a vomitare tutti. Ok, perfetto. Eccoci qua. Andiamo, okay. Andiamo vada. A filo d'acqua. Via qua. Va. Però non è che può girarla solo di 90 gradi la telecamera, può anche girarla di 10 senza farci rivoltare. Io ho le dita pesanti, non è colpa mia. Lo sbudelli. Quasi. Comunque c'era quasi 10 metri. Vabbè, adesso stiamo a guardare. Via qua. No, via. Non la tenga fuori che sennò non ci mette 2 ore e mezza. Ok, via qua, dicevamo. Dove è finito? Vabbè, vedi che devo andare su io. Esatto. Vada. Giri. Ok. E là. Aspetti là. Ma allora, no, giri ancora. Perché. È là. Dov'è? Sott'acqua, là. Vede. No, giri. Però guardi che è uno stronzo, perché vede che salgo oh, io. Yes. Ecco. Buono. Ci devi morire. Eppure tu ci devi morire. Vai ancora. Ah, ucciso? Perfetto. Ah, non c'è arriva suo cugino. Bella! Ci dovrebbe essere lo spazio per andare. Nella mappa 11. Ah, andiamo. Così andiamo mappa nella mappa 11, nella mappa 12 e poi torniamo indietro e vediamo se la missione non è molto chiara. Come? Andiamo nella mappa 11, nella mappa 12 e continua. Guardi, attenzione. Succede robe. Attenzione. Succedono robe. Attenzione. Questi sono delle cernie. No. No, è il pesce di della sirenetta, no. Vedi quel pesce con il corpo lungo e piatto? Si nota subito, vero? Bene, quello è un molid. Ah, eccoli i molid, sono loro. Ma perché dice era nella foresta? Dai che? Ma comunque. Vabbè, è la foresta. Ma non mi ha fatto leggere! Bisogna fargli il culo, mi pare di aver capito. Il gioco è quello, quindi. Probabilmente era quella. Suppongo sia quella la missione. Lei vede. Torni un attimo sopra perché l'ossigeno inizia leggermente a calare. E rischiamo di. Eccoci okay. Qua. Se la telecamera è sempre giù. Ok, vada. Andiamo giù? Via. Sì, vado giù, con la telecamera giù però, perché sennò non si vede una lettera. Ah, questo problema, lì dovevamo mandare una lettera alle case di produzione per dire se la telecamera... Senta, io sono rimasto al Super Mario. Questo che ancora pensa di avere 163 anni. No, è contro la parete. Contro un muro. Esatto. Visibile. Ecco, vada in mezzo. Eccolo lì. Eccolo lì, vieni qui. Io ho paura, sto tremando. Vieni l'ansia. Che ti apro in due come una mela. L'ansia. Sono due? Che vi apro in due come due. Mi raccomando che il tasto questo para. Ah, ok. Non il grilletto, quello il dorsale. Quello che uso per correre. Se riesce. Ma dov'è? Ma secondo lei era piccolo così? Che ne so, magari era sì, un pesce che... Non ce la faccio. Aspetta, devo mettere via lo spadone. Sono lontani! Ma non è vero, vada! Ma che cazzo dici? Vai! Costringi pure l'accenso. Guarda quanto sono grandi. Vai. Ma vai. Ma veramente? Ma dai, riesco a vederlo io che sei ancora. Ecco, adesso vai, avvicinati ancora un po'. Vai, su. Manca 2 metri ancora. Ecco, vedi che. Vada. Tun 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 tun. No, è ancora troppo lontano. Vada. Quando passa attraverso voi lo colpite. Qua. E adesso. Bella. Ancora. Facci. Ottimo lavoro. Guardare i premi di granati Giulia. Allora ti piace la caccia sul banco? Guarda la telecamera e tieni fissa sul bersaglio. Tu che tu. Ecco. Grazie. Abbiamo risolto.
Meno male che vada qua Gran Ciambello. È morto? No, non è morto, è andato. È scappato. Vada l'altro. No, non dirmi che l'ha perso. Cioè che non lo conta. No. In faccia! In mezzo agli occhi! Bella, ancora! Ma ci. No, diventa invisibile, quindi. Quindi va. Conta? Conta. Provi a vedere la missione. Conta su. Aspetti, start, no. No, select. Select. Info missione. Caccia un molid nei boschi. Ancora uno. No. Ma no, era ma già forse... prima. Non mi dice se l'ho risolto o meno. Eh no, secondo me non l'ha fatto. Perché sono scappati. Sta morendo. Che succede? No, dicevo, il gioco mi hanno corretto nei video dicendomi che sono un coglione, perché avevo sbagliato, e che in realtà il gioco non è, questo qui, non è un remake di quello della PSP, ma di quello originale per la Wii. Perché da quello della Wii mi sembra poi sia stato fatto quello per PSP, che è quello a cui ho giocato io, e poi è stato fatto quello della Wii per Wii U. Quindi chiedo scusa se ho sbagliato. Ma guarda, che merda abbiamo fatto, come al solito. Non è che mi ha corretto, però. Cioè, è colpa mia. Io ti ho detto che sono rimasto Super Mario. Se della Nintendo, Super Mario. Non è che è della. Sì, ma quello dell'8-bit. Certo. Che abbiamo lì, tra l'altro. Esatto, ce l'abbiamo anche lì. Jesus Christ. Mica, sono rispompatissimo. Guarda di cosa sta portando, un armadio assediante sulla schiena. Tra l'altro molto bello il design, devo dire che mi piace molto. Della spada? Sì, bella, sì. Sembra quella di Gatsu. Guarda che lo so che è quello di Berserk. Bravo! Vede che ne pensa, io ho detto le lancio un tronello, invece che non c'è cascato. Di là. Di qua? Sì. Eccolo qui, la tua prima missione. Computando l'abilità, la tua protezione salirà alle stelle, visto? Madonna. Almeno in teoria, aspetti. Che cosa? Ma con lei, io! Subito le mani avanti! Che a me. Stronza! Oh beh, accidenciaccio spallucce. Deciso per questo lavoro e per dimostriamo intendo tu. Vabbè, vado. Vabbè. Aspetta, vediamo cosa vuole. E siamo qua in missione. Attenzione. A raccogliere funghi come se fosse domani. Questo tra l'altro è il villaggio, mi sembra che sia nella mappa numero 2. Dos. Mi sembra. Quel villaggetto dove non ci. Okay. Cazzo. Sto andando via. Detto, non mi faccio andare via. Allora, io sono l'esperta di missioni del villaggio di Moga. Ma l'ha detto prima. Vada. Rimesso in senso il campo è il momento di migliore per andare a caccia. È un settore che non conosce crisi. Certo. Questo campo serve sia come base di partenza che come punto di arrivo delle tue missioni. Nel campo puoi trovare tre cose che ti saranno utili per affrontare le missioni. Cosa sono? Mi chiederai. Dai, chiedilo. Dai, d'accordo. Cosa sono? Te lo dico. La cassa rossa, la cassa blu e il letto. Il letto per salvare, probabilmente. Vai. Ok. Tempo limite 50 minuti per fare la missione. Pronti via. Dov'è? Dove si va? Vada dritto. Che bella questa zona però. Ah, bella, effettivamente. Guarda che bella, finito. Ah, la mappa qua è. Oh, proprio se questo c'è un'altra cosa importante. Vedi il timer nell'angolo in alto a sinistra, segna il tempo limite per la missione. Tienilo d'occhio. Mi stanno buttando della roba addosso, eh. O l'hanno avvelenata, secondo me. Mi hanno avvelenato. Mi sa proprio. Non sto morendo male. Sta perdendo vita però, non mi sembra. No. Mando soltanto delle flatulenze. So cosa stia succedendo. Però la vita la vedo leggermente calata, ma mi sa che è per l'attacco. Perché di prima. Lei vada. Io. Lì dovrebbero esserci le altre funghe. Là. Attenzione. Se vuole gli sbudelli se lo faccio al giro. Pronti. Paghi per tutti i tuoi cugini. Vai. Vai, vai di nuovo. Che fa l'attacco di lato. Perché fa l'attacco di lato. No. Vaffan. No, ma come attacco? Penso, io pensavo lo colpisse. Anch'io invece, pensavo no. Invece. Bellissimo. No, bellissimo. Miracle Blade, quarta serie perfetta. Ma perché mai provato a ammazzare? Come si chiamava questo? Non lo so. Era limata, non era limata, l'ho fatta apposta. L'ha limata sul fungo, tra l'altro, più buono. Esatto. No, fungo un altro blu. Fungo blu. Quando ci sarà un fungo amaranto, no. Brasato! Guarda questi qua che escono di fuori, blu. Attenzione. La quantità massima di funghi blu. Oddio, questi mi. Oh madonna, quanti sono? Però dei qua... funghi. Sa che sono. No. Okay. No, li devo uccidere, se no la fanno fuori. Se no la fanno fuori. Questi sono diversi. È vero, questi sono i cocker, cioè hanno le orecchie. Esatto.
muori. Vado. Merda. Dopo si deve cucinare la carne, assolutamente. Sì. Ma non ho spiegato come si cucina la carne. Quando si smette la musichetta. Vabbè, ho capito. Ma è un cheat quello, è un cheat. Sono dei cheat. Attenzione a quello grosso. C'è quello grosso. Vada. Questo è il papà di quegli Bella. Altri. Bella. C'è. Dai, vado, adesso rimani fermo in questa. Vado ancora. Vai. È tutto. Merda. Giri, stiate la telecamera. Dopo io ripiglio la spada quella lì, Ma lei comunque vada avanti. Ha tirato calcio. Vada tu. No! Non ci credo. Vai, vieni qua. No. Vieni. Adesso è diventata una roba di principio. Mi ammazzi tu, ma ti ammazzo anch'io. Vai, e questo c'è. Cosa c'è? Oh, bella. Attenzione al collega. La nipote questa. Mazza, è difficile con sta spada per mirare. Ok, occhio all'altro cocker, attenzione. E adesso vieni qua, Joe Cocker, vieni. Joe Cocker. No. Guarda che salta Joe Cocker. Va, vieni. Vieni. Sta caricando il cocker. Super Saiyan era quello. Porca miseria. Devo fare incazzare i cocker, che sennò. Adesso ci provi a cercare dei funghi che magari erano lì. È vero. Tolto! L'ho tolto! Cotta! Boh, per noi il gioco è finito, esatto, qua. Possiamo fatto la carne al caldo. Dov'è? Mo se la mangi perché. Esatto, come si mangia? E la deve selezionare. Vada a destra. Carne cruda, no? Eccola là, carne cotta. E poi la mangia. Come la mangia? Sempre col tasto con cui si usano gli oggetti lì. No, era là. Come il girarrosto. Ah, non si perda! No! Aspetti, tolgo la spada. Devo togliere la spada un attimo. Non si perda! Con i 5 cereali di chimica. No, non te l'hanno fatta mangiare! Ah, ok, basta che. Veloce, che se odio quando mi interrompono mentre mangio. No, dall'altra parte. Quasi, dai. E niente, si conclude qui questa seconda parte di Monster Hunter Ultimate 3. Esatto. La prossima volta saremo in coppia, il signor Yotobi, per farvi vedere come si gioca in due a questo bel gioco. Esatto. Quindi, prego. Direi, alla prossima settimana con l'ultima parte di questo gameplay con Monster Hunter. Shagari! 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 Shagari!